Direttore sportivo Maurizio Buscaino, 4 sconfitte consecutive senza alcun punto in cascina, un presente difficile per la Sigel Pallavolo Marsala. Beh, diciamo che l'inizio del campionato è stato un po' disastroso. Ci potevano stare le prime tre gare che ci vedevano opposte a delle formazioni di livello, però la quarta in casa purtroppo è stata una debacle. Abbiamo giocato male, abbiamo ricevuto male, abbiamo battuto peggio, quindi insomma sono venuti a mancare quasi tutti i fondamentali. Certo, il fatto che manchi Nagy per noi è soprattutto per la squadra è pesante, perché è una giocatrice su cui sia la società che le ragazze fanno molto affidamento, quindi speriamo di poterla recuperare al più presto, perché senza di lei avremmo grosse difficoltà. Il prossimo impegno di campionato vede la Sigel Pallavolo Marsala protagonista a Sala Consilina contro una squadra che nell'ultima di campionato ha fatto la sua prima vittoria alla tie break in Lombardia. Con quale approccio la squadra va in Campania e si cerca una vittoria? Beh, intanto diciamo che loro si sono ormai sistemate con le due straniere, con la Pastulova e la Sciopova, ormai hanno completato il loro roster. Sabato scorso loro stavano perdendo per 2-0 e poi sono riusciti a vincere 3-2, quindi sarà sicuramente una gara molto difficile. Noi sicuramente non ci perderemo d'animo, andremo lì per cercare di sbloccare la nostra classifica, perché per poter iniziare a giocare più tranquilli bisogna fare punti. Speriamo di riuscirci. Sicuramente loro avranno come sempre il palazzetto pieno, quindi questo il pubblico sarà però il settimo uomo, però noi non ci dobbiamo fare intimidire e dobbiamo cercare di ritornare a giocare come sappiamo fare.